Ciao, benvenuto. Se sei atterrato su questa pagina è perché effettivamente devi avere un problema con una intimazione di pagamento. Ma come ti stavo anticipando nel video precedente, ricevere un'intimazione di pagamento può essere un momento da un lato assolutamente problematico, anche da un punto di vista emotivo, ma contemporaneamente diventare una grande opportunità. Sono Carlo Carmine, insieme a me qui c'è l'avvocato Simone Forte e voglio approfondire insieme a lui come è possibile trasformare questo problema in una grande opportunità per te e permetterti di gestirla nel modo migliore in questo 2022. Simone? Sì, ciao Carmine e voglio rivolgermi a te che ci stai ascoltando. Allora, l'intimazione di pagamento è quell'atto che mette più in crisi un imprenditore e quindi sarà capitato sicuramente anche a te questa sensazione, perché l'intimazione di pagamento ti dice che devi pagare all'Agenzia delle Entrate e Riscossione entro 5 giorni tutto il debito con il fisco che hai con il fisco, altrimenti partono le azioni esecutive, parte il pignoramento dei conti correnti. L'iscrizione ipotecaria, il fermo amministrativo. Quindi questo è sicuramente un momento che può sembrare drammatico, ma come diceva giustamente Carmine, è il momento giusto per risolvere i tuoi problemi con il fisco. Simone, Perché giusto per dire effettivamente di come puoi vivere in maniera stressante questo periodo, ma come devi dall'altro lato correre a risolverlo. Cosa è accaduto negli ultimi 3 mesi con le intimazioni di pagamento? Quindi da quando è ripartita l'attività di Agenzia delle Entrate e Riscossioni? sì, diciamo che da quando è ripartita l'attività dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, addirittura il problema delle intimazioni di pagamento si è aggravato. Perché se fino a 3 mesi prima, o comunque prima del Covid, quando ricevevi un'intimazione di pagamento, anche se il termine previsto per pagare era di 5 giorni, le azioni esecutive conseguenti potevano arrivare anche dopo molti mesi. Quindi l'imprenditore e anche tu avevi la possibilità di poter aspettare un pochino di tempo. Oggi le cose sono cambiate perché quando ricevi un'intimazione di pagamento, spesso l'azione esecutiva arriva al sesto giorno. È capitato tantissime volte che dopo 5 giorni dalla ricezione dell'intimazione di pagamento arrivasse immediatamente anche l'azione esecutiva. Quindi pochissimo tempo per poter reagire alla notifica di questo atto. Allora, Simone, giusto per far capire a chi ci sta guardando adesso, c'è anche un altro problema ed è per questo che stiamo dicendo che aver ricevuto un'intimazione di pagamento oggi è un'opportunità, perché precedentemente era possibile impugnare il proprio debito fiscale anche facendo un estratto di ruolo, cosa che oggi non è più possibile, tranne alcune eccezioni. Sì, infatti diciamo che dal 1 gennaio 2022 è cambiato totalmente il paradigma del diritto di difesa dell'imprenditore con il fisco, perché precedentemente un imprenditore poteva decidere in qualsiasi momento di poter accertare la presenza di eventuali vizi all'interno delle cartelle esattoriali e presentare un ricorso per poter annullare il proprio debito con il fisco. Dal 1 gennaio 2022 non è più possibile, perché la legge prevede che l'estratto di ruolo, quindi quel documento da cui si evince il debito totale dell'imprenditore, non sia più impugnabile. Quindi, tranne, come dicevi giustamente tu, Carmine, in alcuni casi previsti dalla legge. Negli altri casi, l'imprenditore dovrà giocoforza aspettare un'intimazione di pagamento o un'azione esecutiva per poter reagire e poter presentare un ricorso. Ma come ben sappiamo, a volte questo termine è talmente breve che poi è difficilissimo, diciamo, potersi difendere. Quindi c'è una grandissima limitazione del diritto di difesa dell'imprenditore. Ed ecco perché aver ricevuto questa intimazione di pagamento proprio in questo momento può essere la tua più grande opportunità. Simone, adesso però voglio diventare concreto e far comprendere il perché aver ricevuto l'intimazione di pagamento può permettere la riduzione o l'eliminazione del debito. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato delle statistiche importantissime e possono farti comprendere perché la ricezione di intimazioni di pagamento può diventare una grande opportunità. Pensa che oltre il 50% dei ricorsi contro atti del fisco, quindi dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate e Riscossione, hanno completo successo o successo parziale. Significa che presentando un ricorso più della metà delle volte puoi annullare totalmente o parzialmente il tuo debito con il fisco.
Perché accade questo? Perché anche l'intimazione di pagamento, come i tanti altri atti, presentano dei vizi propri o comunque dei vizi che possono essere fatti valere nei confronti delle cartelle esattoriali che hai ricevuto in precedenza. Per cui in presenza di questi vizi, l'atto di intimazione può essere il momento che ti permette oggi di poter reagire e presentare un ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ed annullare totalmente o parzialmente il tuo debito con loro. Allora, ti consiglio di scaricare anche gratuitamente il capitolo del nostro libro in aggiornamento marzo 2022, Liberati da Equitalia, il capitolo che fa riferimento proprio ai vizi relativi all'intimazione di pagamento. Questo per dire che 5 giorni per pagare fa tremare i polsi, ma può essere trasformata in una grande opportunità. Potrai vedere anche nel capitolo i vari vizi che permettono, come dice il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di poter vincere totalmente o parzialmente per più del 50% dei casi in tribunale contro il fisco. Mi raccomando, trasforma questo problema in una opportunità. Mi raccomando, clicca in fondo e fatti anche chiamare. Ciao. Ciao.